Bentornati a tutti, io sono Plischi e oggi continuiamo la carneficina iniziata nello scorso episodio. Yeah! Ci sei, Ellie? Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Dimmi solo dove andare. Lo sapessi, te lo Odio direi. queste stronzate. Le mie o le sue? Allora, intanto, analisi del territorio. No, niente. Niente, 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 niente. Sì. Collezionabili. Si sono proprio divertiti a tappare tutte le uscite. Wow, era il ristorante. Spettacoli, pianoforte. Posso suonare? Vediamo, vediamo, vediamo. Forse questo ci può aiutare. Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. Aiutare in che senso? Ah, vuoi... Ah, lo suona, dai, dai. Lo suona. Va bene, Joel, fai quello che sai fare meglio, ma prima esploriamo. Non c'è proprio modo di suonarle, pure ho le bacchettine, cioè ho una bacchettona, però. Ok, torniamo a ciò che sai fare meglio, spostare oggetti. Peccato non poterli far cadere. Ma voi direte, ma questo è un maniaco distruttore? Un po'. È che devo conservare le pallottole. Certo che potevano lasciarmelo un cornetto, un cappuccino. Dai, due, anche per Ellie. Un filmato. Non sono d'accordo. Giù la testa. Ho ucciso tutti. Adesso Forse è per quello che io sono vado in giù e cerco ritardo. di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. Liberare. È un piano stupido. Avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Interessante. Beh, diciamo che ho già usato un fucile, ma contro dei ratti. Ratti. Era d'aria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Solleverò. Ci siamo. Appoggiati bene al fucile perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Decisamente. Ok. Cosa Tienimi giocava a fermo, sparare sicuro? i ratti con i fucili Prendilo finti? qui. Cioè, ad aria. Pianoforte. No, è Così. finto, fa E male. appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo. Ho capito. E per essere Punto. chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Non so di che. Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Comunque non è Va coperta bene. abbastanza Sono lì. tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Sono Calmati. fiero di Chi è me. morto? Tutta la squadra, le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha No, uccisi aspetta, tutti non quanti! 76 però. Merda. Hai parlato col capo? Bastardo! Penso che sia tu quello morto. Sì, fai il giro. Tanto so dove sei. Guardami le spalle! Ehi, non prendetela con Ellie. Ti faccio bruciare! Da dove sci... Fuori! Nell'edificio! Ah.
cazzo, merda! Prendilo a cazzotti! Sì, a testata è quello che ci vuole a volte. Ora. Sei morto, bastardo! No, il tuo amico è morto, non io. Ricordiamolo, capito? Quello in alto. Non riesco a rilevarlo. E lì dietro, eh? Ok. Bene, scendi. È finita. Oh no? Qualcuno attaccherà Ellie? Andava bene. E diglielo. Dai, su. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. È solo per le emergenze. Ok. Non prenderci gusto, eh? Quello posso farlo solo io. Ah, ah, giocavano d'azzardo, eh? Fai la tua parte, Ellie. Vado. Ormai sono un team. La catena è incastrata. Resisti. Ok, lo faccio. Ecco. Che fortuna. Altezza bella giusta. Pensata. Così. Possiamo riutilizzare, credo. Infatti ci serviva. Oh, giù, giù. No. Altre vittime. Pensavo li torturassero. Giornate toste, eh? Già, amico. Merda, niente cibo. Scarpe vecchie. Un cazzo. Andiamo. Ok. Non hanno guardato lui. Non ha senso. Volevano scarpe da donna. Ci vendicheremo, Ellie. Ci vendicheremo. Cerchiamo anche se non li conoscevamo. Beh, almeno hanno finalmente ucciso quei due. Merda, Joel. Ero sicuro che avessero lasciato la città. Ma dai! Merda! Eri dall'altra parte, tu non dovevi vedermi. Da come parlano, almeno hanno paura di noi. Tieni comunque gli occhi aperti. Volevo dire che è bello sapere che ci sei. Grazie. Era un complimento. Ok. Ok. Nulla di utile. Erano solo in due, che sfigati. Mi mancano già i mostri. Spero proprio che questi turisti si facciano vedere. Qualche parte dovranno uscire. Questo sarà il tuo giorno fortunato. Tirò e ti pianterò una bella pallottola in testa. Promesso. Joy, c'è un tizio qui. Lo vedi? Sì, ho visto. Arriva la raffica. A chi è che ho promesso un una pallottola in testa? Mi stanno circondando, che carini. Ai. Guardami le spalle. E dai, Ellie. Ma tu sei indistruttibile. Colpisco io più forte. Dove sei? Accidenti, quanti sono. Bel lavoro. Grande, Ellie. Oh, merda. Brucerai. No, non brucerò. Resisti e sopravvivi. Cosa?
Ma che cazzo? Cosa avevi appena detto, Ellie? Oh, cavolo. Resisti e sopravvivi. Cosa? Giusto, sì. Il fumetto. Ora la vedo, la trappola, ma prima non l'ho proprio vista. Qui, vieni, Ellie. Ok. Ecco fatto. Iniziavo a dubitare di te. Ci siamo quasi. Il ponte, finalmente. Cazzo di camion. È tutto ok, solo giù la testa. Sei. No. Sei. Anche per sogno. Dunque, questo è solo soletto, vero? Porca vacca, che scemenza che sto facendo. Ma vai, fare. Non doveva succedere. In ogni caso, uscendo da qui non avrebbe visto, no? Perciò non so quale sia il suo raggio di visione, sinceramente. Non ho visto. Non può vedermi col fumogeno. Sì, però non è lì che dovevo andare. Riproviamo. Accidenti. Niente, non vuole uscire. Vuole vivere lì per sempre. Mi volevo esporre. Allora. Ti sei troppo innamorato di me. Ora tra una raffica e l'altra. Seriamente, vuoi prendermi a pugni mentre ho una pistola in mano? Ora. Ah. Ha distrutto tutto, accidenti. Corri. Li abbiamo seminati, credo. Chi lo sa? L'importante è essere ancora vivi e avere proiettili. Pessima decisione. È tutto a posto. Non possono vederci. Spero tu abbia ragione. Dai, però. Che cazzo? Figlio di. Joy! Aspetta! Joy, fermati! Oh, non si vuole fermare. Lasciamo stare. Strano che non abbia già sparato. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Come l'hai capito? A pugni in faccia? Oh, amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Oh. Perdi sangue. Ah, non è niente. Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì.
Ok, facci strada. Seguitemi. A quanto pare abbiamo fatto dei nuovi amici, ma vedremo come andrà a finire nel prossimo video.